tutti condividiamo. Credo poi un'altra cosa. Passaggi, il Festival della Saggistica di Fano è l'unica manifestazione nelle Marche a poter vantare come media partner la RAI. Rafforzata così la partnership che, oltre alla riconfermata presenza di RAI News 24, grazie alla disponibilità del direttore Di Bella, che pur tra mille impegni ha assicurato la sua presenza alla manifestazione, si aggiunge la radiofonia che intercetta diverse fasce di utenza. RAI 3 e Isoradio quindi saranno i megafoni nell'etere del Festival in questa edizione 2017. Torna Isoradio, che aveva fatto una cosa 3 anni fa con noi, però in modo più ampio. Il canale di pubblica utilità servirà per spiegare che cosa faremo a Fano. Radio 3 è la migliore esperienza culturale radiofonica, forse non solo italiana. Rai News è l'all news della Rai, quindi è il luogo dove c'è maggiore spazio per raccontare quello che accade. È importante raccontare Fano, raccontare le Marche come altre regioni colpite dal terremoto, perché qui il terremoto non ha fatto danno, però il rischio era quello di vedere meno turisti arrivare. Il fatto che la Rai si spenda per spiegare che nel centro Italia si può andare, si sta molto bene, è un elemento in più. Se poi si arriva per vedere l'unico festival di saggistica italiano è ancora meglio. Una componente importante del festival è il premio Passaggi, che viene sempre attribuito a personaggi di spicco del mondo giornalistico e letterario. Sì, noi assegniamo annualmente il premio Barbato, che è stata una delle migliori firme del servizio pubblico. La famiglia ha deciso di unire il nome di Andrea a quello del festival. E quest'anno premieremo Ezio Mauro, che è stato direttore per quasi un ventennio di Repubblica, un analista di ciò che accade nel mondo. Poi assegniamo un premio Passaggi a chi si distingue per la propria professione giornalistica, di scrittore, di saggista. Siamo particolarmente contenti di assegnarlo quest'anno a Gianni Minà, che è la storia non solo della RAI ma del giornalismo italiano. Prima di intervenire, non esistono scorciatori.